Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com. Dottore Tilotta, dopo Amantea, dopo il bel successo contro il San Lucido, arriva il bis, stavolta contro un avversario, non ce ne vogliano gli amici di San Lucido, più forte del San Lucido, e questo è un motivo di orgoglio per tutti i tifosi, tutti i dirigenti della Gioiese. Sicuramente oggi una grande soddisfazione perché abbiamo vinto questa partita meritatamente, ma soprattutto l'abbiamo vinta non sul piano tecnico, ma con il cuore e con la grinta, perché dallo 2-0 siamo passati al 2-2 senza nemmeno accorgercene. Due, diciamo, distrazioni che abbiamo pagato a caro prezzo, ma lì si è visto il grande cuore della squadra, soprattutto dei giovani che non si sono lasciati andare, e nel secondo tempo secondo me abbiamo meritato di vincere tranquillamente anche in inferiorità numerica. Dottore, da un punto di vista proprio squisitamente tecnico-tattico, dove ha vinto la partita la Gioiese e dove l'ha persa invece il Rende? Ma penso che noi l'abbiamo vinta, ripeto, oggi non vorrei parlare di tattiche, questo lo lasciamo ai mister. Io penso che l'abbiamo vinto proprio col cuore, una partita che solo col cuore oggi si poteva vincere, visto le difficoltà che abbiamo avuto. E oggi l'arbitro, al contrario della volta scorsa, secondo me non è stato in alcune situazioni lucido, perché per la seconda volta un'ammonizione nel punto cruciale della partita, un'ammonizione che non esisteva, ci ha fatto giocare in 10 uomini, e lì si è visto il grande carattere, ecco, a quel punto si è visto il grande carattere della squadra di fronte a una squadra che è quotata a vincere il campionato. Domenica un altro big match, si va a Roccella. Domenica si va a Roccella e forse andremo da capolista, sicuramente sarà un'altra battaglia, però penso che con il rientro di Cambria, che oggi, di cui l'assenza oggi si è sentita pure parecchio, potremo fare una partita veramente all'altezza, e sono convinto che anche da Roccella, che è un campo dove noi abbiamo sempre fatto buoni risultati, anche questa volta riusciremo a portare un risultato positivo. Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com.